Come è andato l'incontro con Casellati? Avete avuto in qualche modo rassicurazioni? Un lungo confronto, il Movimento 5 Stelle è sempre in prima fila per tutte le innovazioni veramente utili per il Paese. Abbiamo fatto delle proposte per superare quelle che nella nostra valutazione sono le maggiori criticità del nostro sistema. Non possiamo dire che va tutto bene. Problema degli esecutivi, dei governi che si alternano, non hanno sufficiente garanzia di stabilità, esiste, come esiste il problema anche di rendere ancora più efficiente, efficace l'attività legislativa del Parlamento. E queste sono due direzioni di riforma su cui secondo me bisogna intervenire. Però invece trapiantare di sana pianta altri sistemi e sperimentarli qui ci sembra assolutamente avventuroso. Noi siamo per intervenire per garantire maggiore stabilità agli esecutivi, ripeto, e per rendere più efficace l'azione del Parlamento. Conte, ha visto che i Verdi non vi vogliono nei Greens europei? Guardi, io non ho capito se Bonelli ha più a cuore le sfide ambientali o la difesa di un interesse di partito. Sono tantissimi anni che fa politica, il consenso che raccoglie è modesto. Io penso che lo spazio politico per la tutela dell'ambiente e la preservazione della biodiversità sia immenso. Pensare di poter rivendicare un monopolio mi sembra fuori luogo, tutto qui. Quindi tutta questa agitazione con accuse anche false non la capisco. Presidente, c'è il rischio di un'escalation militare? Come? C'è il rischio di un'escalation militare ad oggi? Ma guardi, in questo momento l'unica certezza è questo oltranzismo bellicista. Noi vediamo e assistiamo a un sempre maggiore coinvolgimento anche dell'alleanza NATO in questo conflitto e purtroppo vediamo ormai scomparire all'orizzonte, ormai da tanto tempo, è un anno, non si parla più di pace, negoziato. Noi abbiamo detto dall'inizio, l'unica prospettiva reale e credibile per superare questo conflitto è imporre una svolta diplomatica costante e faticosa. Questo non significa essere rassegnati alle condizioni che vorrebbe dettare la Russia. Noi non siamo neutrali in questa vicenda, l'abbiamo dichiarato dall'inizio, fermamente condannato questa aggressione criminale di Putin e della Russia. Il problema è la via d'uscita. L'unica certezza in questo momento, l'unica certezza è questa escalation militare. Stiamo abbracciando un'escalation militare, stiamo mandando arsenali sempre più sofisticati. Dall'inizio ci era stato detto anche di esponenti di autorevoli alleati nostri nell'ambito della NATO che se avessimo abbracciato questa prospettiva sarebbe stata la guerra mondiale. Allora diciamolo alle democrazie che stiamo abbracciando una prospettiva di guerra mondiale e lo stiamo facendo consapevolmente. Per noi bisognerebbe percorrere la strada del negoziato, che non mi sembra affatto invece un obiettivo che viene costruito come richiederebbe, come la storia insegna. Guardi, basta la storia insegna, come si sono risolti gli altri conflitti? Con la distruzione totale dei paesi belligeranti o con un percorso negoziale? È la storia che lo insegna, non ci deve insegnare nulla di nuovo rispetto a quella, alla storia che già in tutti i conflitti mondiali ci dice che l'unico modo per uscirne è un percorso negoziale. Non lo si vuole attraversare? Non si vuole assumersi la responsabilità di costruirlo? Benissimo, allora è solo l'escalation militare. Ma lei lo sa, me lo insegna. Escalation militare significa cosa? Deflagrazione nucleare? Significa distruzione di tutti i paesi coinvolti e forse anche degli altri? Guerra mondiale? Questa è l'alternativa. Altra domanda, veloce. Andrà a Sanremo Zimagrino durante l'intervento di Zelensky? Andrà a Sanremo Zimagrino durante l'intervento di Zelensky? Guardi, io sono stato molto contento quando il presidente Fico ha assunto l'iniziativa di invitare il presidente Zelensky a confrontarsi al Parlamento italiano, a poter esprimere le sue ragioni, le ragioni del suo popolo, al popolo italiano. Io non credo francamente invece che sia così necessario avere il presidente Zelensky in un contesto così leggero come quello di Sanremo. Grazie. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.